I think now that I'm older, now I realize that's a lot to put on a kid is a little weird. Disney Channel è stata la casa di centinaia di star bambine di successo, ma dietro quell'apparente e innocente canale si nascondeva una cruda realtà. I am 12 and I am a machine. I'm currently contractually obligated to complete multiple overlapping projects. La popolare catena televisiva ha prodotto star bambine senza fermarsi, dove la totale assenza di supervisione nei loro confronti le ha esposte a situazioni di vulnerabilità e disgrazie, fino al punto che alcuni sono arrivati nelle mani sbagliate. We were hooking up, but I said, hey, this is not going any further. That didn't matter to them, they did it anyways. And then I had to see this person all the time. And so I stopped eating. Nessuno aveva voce né potere di decisione sulle loro vite, oltre i produttori della Disney. Erano arrivati ad un punto che le loro star volevano soltanto scappare al PI presto possibile. My brother and I, first off, we needed to stop the show. We knew it was time. Che cos'è successo a tutti loro? Che decisione orrenda ha preso il canale che gli ha rovinato l'infanzia? Questa è la storia oscura dietro l'immagine innocente di Disney Channel. Non è un segreto che la Disney abbia la formula per trasformare i suoi attori in grandi stelle per bambini. Questa è nata dopo che il canale ha perso una delle opportunità più grandi della sua storia. Tutto è cominciato nel 1996 con il programma Il Club di Mickey Mouse. Nelle stagioni 6 e 7, la Disney ha avuto la fortuna di formare quattro bambini che sono diventati delle megastar. Questi erano Britney Spears, Justin Timberlake, Ryan Gosling e Christina Aguilera. Nonostante ciò, il contratto tra loro e il canale era molto più flessibile, cosa che gli ha permesso di crescere come se fossero delle star senza sentirsi in debito con catena televisiva. Nei tre anni successivi, Britney, Christina e Justin sono diventati icone del pop mondiale, quest'ultimo insieme alla sua band NSYNC, mentre Gosling otteneva più ruoli come attore. Questo GLE ha portato grandi benefici economici ed è stato proprio in quel momento che la Disney si è resa conto di avere una grandissima opportunità, grazie alla quale potevano ottenere grandi profitti milionari a discapito delle loro star. È per questo che hanno creato una formula conosciuta come macchina della Disney, dove assicuravano di avere tutti i crediti e di formare i loro futuri potenziali cantanti. Ci sono chiari esempi di attrici che hanno funzionato come grandi star. Miley Cyrus con Hannah Montana, Selena Gomez con I Maghi di Waverly, Hilary Duff con Lizzie McGuire, le quali hanno registrato i loro album con il canale per anni. Nonostante ciò, tutto questo avrebbe avuto come conseguenza un lato molto oscuro del quale tutti i suoi lavoratori bambini sono stati vittime. Verso la fine degli anni 90 e all'inizio dei 2000, la Disney ha stabilito una norma che si chiamava la regola del 65esimo episodio, che consisteva nel cancellare i suoi programmi televisivi dopo aver girato due o tre stagioni e il 65 degree episodio. Nonostante non sia stata applicata per tutte le serie, è stata comunque una norma che ha colpito profondamente le sue star bambine, dato che il loro ritmo di lavoro era cambiato considerevolmente. Attrice di film come Camp Rock e Alice, Una vita sottosopra, ha parlato di questa problematica. I am 12 and I am a machine. I'm currently contractually obligated to complete multiple overlapping projects. Zero Productions acknowledged that after their shoot I will go to another, record an interview during my lunch break, train for multiple hours, skip dinner and meet for a late night rehearsal. Ore eccessive di lavoro che cominciavano a danneggiare profondamente gli attori, che erano obbligati a sacrificarsi, fino al punto di non essere più considerati come bambini per diventare dei veri e propri prodotti da vendere. Passare da uno show all'altro costantemente faceva in modo che il canale si sbarazzasse dei suoi attori come se niente fosse, dopo che avevano lavorato duramente per molti anni. Inoltre, li incentivavano ad emanciparsi dai loro genitori, per riuscire in questo modo a continuare ad approfittarsi di loro. While some companies stay within the legal range of working hours for minors, many do not. Regardless, set conditions are inappropriate and hazardous.
After all, their responsibility is to deliver a product on time and in budget, not to babysit. Nell'anno 2004 la regola dei 65 episodi è scomparsa completamente con i famosi programmi That's So Raven e Zack and Cody al Grand Hotel. I produttori iniziarono a rendersi conto che non era una brutta idea continuare a fare altre stagioni e anzi, che potevano realizzare anche altre serie in parallelo con personaggi degli stessi programmi. Malgrado ciò, niente di tutto questo ha diminuito il carico di lavoro, anzi, tutto il contrario. Da quando è stata spezzata la regola, la Disney ha iniziato a controllare sempre di più i suoi attori in cose molto quotidiane e semplici, come vestirsi, cosa usare, che cosa dire e addirittura cosa fare. È stata la doppiatrice del personaggio della Disney Kim Possible e la protagonista della serie Even Stevens, dove ha recitato anche il famoso attore Shia LaBeouf. Molti anni dopo aver lavorato per il canale, ha creato un canale di YouTube dove ha parlato della sua esperienza con la Disney. They contract you as a child, right? Basically, you can't do anything that will make you uninsurable. So you can't go surfing, you can't like rollerblade, you can't do like high impact sports, you can't do team sport. And you're believing that if you say yes and you behave, that you will be rewarded with extra screen time, extra opportunity. Sono molti i casi delle attrici di diverse generazioni nella Disney che sono state vittime dell'eccessivo controllo dei produttori, tra i quali c'è il caso di che era stata minacciata di essere licenziata semplicemente per aver usato un bikini in vacanza quando aveva 14 anni. Nemmeno Miley Cyrus poteva usare i vestiti e il colore dei capelli che voleva lei, dato che doveva rispettare gli standard di bellezza che gli imponeva il canale. I think now that I'm older, now I realize that's a lot to put on a kid, to have them have to go get their makeup done and then also balance school and then also have me dress up, you know, in a wig as a kid is a little weird. Anche Selena Gomez ha confessato nel suo documentario My Mind and Me che il fatto di pensare alla sua epoca alla Disney le faceva venire molta ansia e una sensazione di sentirsi come un oggetto. I don't want to do that ever again. I feel like a product. You know what it is it made me feel like Disney. It's a trigger. I've spent years of my life trying to not be that. Anche l'attrice Raven Simone è stata controllata per anni. Il canale si è anche intromesso nella sua vita personale, assicurandosi che l'attrice non desse l'impressione di essere bisessuale e che le piacessero tanto gli uomini come le donne. La sua immagine è stata controllata in ogni momento. Nonostante tutto questo processo poteva essere considerato come parte dei requisiti per entrare nell'industria cinematografica e televisiva, la realtà è che queste star non erano altro che bambini i cui responsabili erano degli adulti negligenti. L'eccessivo controllo nei loro confronti era tristemente la cosa meno pesante di tutte, dato che c'erano anche altri lavoratori nel canale che hanno fatto cose ancora più terribili. Si pensa che un canale per bambini come Disney Channel dovrebbe difendere e proteggere tutti i suoi attori infantili. Nonostante ciò, questo non è assolutamente il caso. Nell'anno 2006 i produttori della Disney hanno messo in pericolo la vita dei loro bambini sul set quando inaspettatamente hanno ingaggiato Brian Peck, un ex detenuto per di minori per lavorare in Zack and Cody sul ponte di comando. Il produttore è stato condannato a 16 mesi di prigione, dopo essersi approfittato di un minorenne nel set di Nickelodeon. Secondo la polizia di Los Angeles, si stima che ci siano state molte altre vittime che sono state messe a tacere. Quest'uomo pericoloso aveva già lavorato con diversi attori famosi come Drake Bell, Amanda Bynes e anche con l'attore prodigio bambino di quel periodo, Leonardo DiCaprio. Leo, as you know, is the latest, hottest, hunkiest teen idol there is. Yeah, muscles. Look, speaking of hunky, huh? Ma Brian non è stato l'unico pedo che la Disney ha difeso e accolto nel suo canale. Victor Salva, un regista degli anni 80 di film come Clown House e Jeepers Creepers, è stato arrestato nel 1988 per aver di un attore di 12 anni nel suo film. Salva si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a soli 3 anni di carcere. Nonostante ciò, è uscito nel giro di pochissimo, dopo 15 mesi di condanna. Qualche anno dopo, la Disney ha ingaggiato il regista e ha finanziato uno dei suoi film, Powder. Questo ha provocato che la sua vittima, l'attore bambino Nathan Winters, alzasse la sua voce contro la Disney. Un altro caso è stato quello di Joshua Werkman, il manager degli attori Cole e Dylan Sprouse, quando avevano solo 16 anni.
Nell'anno 2008, il talent scout è stato arrestato per aver obbligato un minorenne a fare cose sgradevoli. Nonostante Josh abbia ammesso che si era sbagliato, quest'uomo si è dichiarato innocente e il caso è stato chiuso. Fortunatamente, i gemelli non erano coinvolti nel caso. Ma com'è possibile che Disney Channel li abbia fatti lavorare con un uomo così pericoloso? Nonostante tutto quel che era successo alla Disney, e mano a mano che le generazioni del canale crescevano, continuavano comunque ad essere in pericolo. Adesso le star adolescenti come Joe Jonas, Miley Cyrus, Demi Lovato erano obbligate a lavorare per lunghe ore di riprese senza supervisione. Nel 2021, Demi ha raccontato nel suo documentario Dancing with the Devil una terribile esperienza durante le riprese della Disney e di come si sia trasformato in uno dei peggiori momenti della sua vita. We were hooking up, but I said, "Hey, this is not going any further. I'm a virgin and I don't want to lose it this way." And that didn't matter to them. They did it anyways. And I internalized it and I told myself it was my fault. And then I had to see this person all the time. And so I stopped eating. Questa situazione, la giovane attrice l'ha vissuta quando aveva 16 anni e aveva deciso di non parlarne per le possibili azioni che il canale poteva intraprendere contro di lei. Non c'è dubbio che la Disney abbia creato dei programmi che hanno avuto un enorme successo e che hanno segnato la vita di migliaia di bambini in tutto il mondo. Nonostante ciò, ci sono state anche delle occasioni in cui hanno prodotto delle serie che hanno forzato affinché venissero accettate, ma che alla fine sono state un vero e proprio fallimento. Un gran caso è quello di Jonas, un programma che è andato in onda del 2009 e che seguiva la vita dei Jonas Brothers, una band molto famosa composta da tre fratelli. Nonostante non abbia ottenuto l'audience sperato, la Disney ha insistito nel realizzare due stagioni e episodi lunghi nel giro di un anno e mezzo. Sono stati gli stessi fratelli Joe, Nick e Kevin che hanno manifestato la loro preoccupazione al canale, dato che anche loro consideravano che la serie non avesse senso. Qualche anno dopo, ha confessato in un'intervista che i suoi anni nella catena televisiva non erano stati per niente piacevoli. In diverse occasioni aveva fatto presente alla Disney che né lui né i suoi fratelli si sentivano a proprio agio con la serie, dato che l'umorismo era molto strano e le battute erano tutte per i bambini di 10 anni. Nonostante ciò, il canale ha fatto orecchie da mercante e ha rinnovato la serie. Non gli importava quel che pensavano i suoi attori, dato che le opinioni creative non erano mai prese in considerazione. Anche i famosi gemelli Dylan e Cole Sprouse, che erano stati icone della Disney tra il 2005 e il 2011, hanno avuto diversi problemi con il canale in quel periodo. Tutto ha avuto origine nel 2011, quando Zack e Cody sul ponte di comando era giunto al termine. Aveva avuto talmente tanto successo che il canale stava già cercando di fare il terzo sequel con loro. Malgrado ciò, i fratelli avevano già 18 anni e entrambi volevano entrare all'università. My brother and I, first off, we needed to stop the show. We knew it was time. But also for another reason, my brother and I wanted to become producers for the show. So we were trying to get the writing credits for one more season before we went to college. And we went up to them and we said, let's do one, if we're gonna do one last season, it's gonna be on our terms. We're gonna produce it, and it'll be a setup for a new show. I gemelli volevano solo fare parte del processo creativo. Avevano proposto grandi nuove idee, come per esempio che i loro personaggi Zack e Cody tornassero all'hotel della prima stagione e affrontassero nuovi cambiamenti insieme ad altri personaggi. I due, già quasi adulti, avrebbero dovuto badare ad un nuovo bambino dentro l'hotel, aiutandolo a crescere. Alla Disney l'idea non era piaciuta per niente e infatti l'hanno subito rifiutata. Ma una settimana dopo è successa una cosa impensabile. They came back to us and they're like, all right, well, you know, we said no to your idea. Let us pitch you our idea that we came up with. And they pitched us our idea in Miami with Selena Gomez. And Cole and I turned to each other and we basically laughed in their face and walked out. And that was the last meeting we had with Disney. Il canale non solo aveva scartato le nuove idee creative dei gemelli, ma avevano anche cercato di fare i furbi in modo molto sfacciato, rubandogli la loro storia davanti agli occhi. La Disney gli aveva assicurato che la sua idea era molto meglio e volevano vendergli esattamente la loro stessa storia, con qualche piccolo particolare cambiato. Inoltre avevano avuto la sfrontatezza di dirgli che non era uguale e che non avrebbero avuto assolutamente nessun credito. L canale si negava a dare alle proprie star qualsiasi possibilità di contribuire in modo creativo.
La formula era gestita solo da loro e non c'era nessuno che potesse convincerli del contrario. Non c'è dubbio che abbiano scartato centinaia di idee che sicuramente sarebbero diventati dei grandissimi successi. Sono molte le ex star della Disney che si sono allontanate dal canale quando ne hanno avuto l'occasione e ci sono centinaia di testimonianze che ancora oggi rimangono nell'ombra. Cosa credi che dovrebbero fare le vittime contro la negligenza e l'esposizione del canale?